Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo afoso caldo di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. Mio Dio, che caldo che fa quest'oggi, signori, più degli altri giorni. Ma siamo arrivati al Varco Sciroccopoli. Ciao Link! Vieni qui. Ok, eccomi, sono pronto. Sono venuto qua perché Camellia aveva delle domande da pormi sui Pokémon di tipo elettro. E parlando con lei mi siete venuti in mente. E quindi ci dà un regalo? Cosa ci dai? Beh, ora possiamo comprarle, no? Fun fact, in prima gen la Ultra Ball era meno forte di una Mega Ball. Era programmato da 4 persone il gioco, 5 in totale. Tu vai a catturare Pokémon su percorso 4? Io ne ho catturati un bel po' l'altra volta, eh. Certo, due erano fossili, di cui uno non l'ho usato. Attenzione, siamo a Rete Sciroccopoli, c'è un seguace plasma. La pensione Pokémon, mio Dio amico mio, sei arrivato un po' troppo avanti per la pensione Pokémon. Allora, ho allenato la squadra. L'ho allenata abbastanza, specialmente i Pokémon che avevano bisogno di allenamento. Ma non ho ancora allenato fino al 20 Wooper, perché Wooper volevo farlo evolvere appunto in video. E quindi è ancora al 19. Ah, ma lui gestisce la pensione allora, ma sei scemo allora? Ma mi hai preso per il culo allora, mi hai detto non so niente, e invece gestisce la pensione. C'è un bel po' di roba da fare qui, tipo andare alla ruota panoramica. No, perché ci sia un evento strano, eh. Questo cos'è? Metro lotta. Ah, lotta. In metro lotta. Perché lotta? Vabbè. Direi di non perdere tempo e di cominciare con un'evoluzione, ovvero quella di Tart, che sta proprio lì lì, 10 punti esperienza e si evolve. Ed eccolo che è arrivato al livello 20, si evolve. Che cosa sarà mai? Sono molto curioso. Ah, Ponyard. È forte Ponyard, dai, diciamocelo, è forte. Dunque, che si fa? Si va al Luna Park. Qui c'è la palestra, se non erro. Proprio dove c'è il Luna Parco. Oh, c'è anche N. Ciao N! Ehi, stai cercando il Team Plasma? Sono scappati da quella parte, verso il Luna Park. Seguimi. Ma non credo. O forse sì. Chissà. Beh, dai. Non ci sono. Saliamo sulla ruota panoramica. Forse dall'alto riusciremo a individuarli. A me piace molto la ruota. La sua dinamica, il movimento circolare. È un concentrato di splendide formule matematiche. Ok. È un momento intimo prendere la ruota con una persona a te cara. Ti dico subito che sono il sovrano del Team Plasma. Partiamo bene. Così, debotto. Gekis mi ha chiesto di aiutarlo a salvare i Pokémon. Cioè, tranquillo. Non è che ci arriviamo piano. Io sono il sovrano del Team Plasma. Grande. Ma chissà quanti Pokémon ci saranno al mondo. Quasi 1000. A novembre, 1000 sicuro. Tutto bene? Tutto bene, sì. È mio dovere proteggere chi vuole veramente il bene dei Pokémon. Mentre io lotto, voi allontanatevi in fretta da qui. Allora, Link, capisci il mio piano? Capisco. Peccato. Ho un futuro ben chiaro in mente. Non voglio sconfiggerti, ma ti affronterò comunque, per permettere al Team Plasma di fuggire. Sei il sovrano, N. Peccato, però. Eri un tipo simpatico. Alrighty, hai Relicant contro il mio Domini. Ho perso. Il futuro sarà diverso da come l'ho previsto? Non lo so, so solo che Ira di Rago è un ottimo apripista per fare un check dei damage che devo fare. È come se prendessi un Magikarp dal venditore vicino al Monte Luna e lo fai evolvere subito in Gyarados. È una bomba. Sei forte, ma il futuro va cambiato. E questo spetta a me. Sconfiggerò anche il campione e diventerò imbattibile. Senza rivali. Farò in modo che tutti gli allenatori liberino i loro Pokémon. Tu speri di stare sempre insieme ai tuoi Pokémon? E questo è il tuo desiderio? E allora colleziona le medaglie delle varie città e poi dirigiti alla Lega Pokémon. Una volta là, prova a fermarmi. Se il tuo spirito non è saldo, non ce la farei mai a fermarmi. N. Sarà una bella sfida incontrarci alla Lega Pokémon. Anche perché i typing della Lega sono tutti quanti sfasati, quindi sarà molto difficile capire cosa fare. Ira di Drago. Ira di Drago è quella che userò sempre, comunque. Beh, il momento è arrivato.
Palestra di Sciroccopoli. Questa è molto bella, è molto più bella della di Bianco 2 e Nero 2, è molto molto di più. Anche se Bianco 2 e Nero 2 Camelia è tutta un'altra roba. E allora siamo riusciti a sorprenderti, come vedi questa palestra una serie di montagne russe. Ma intanto prendi qua, acqua fresca, yeah! Devo affrontare quindi per forza degli avversari. Pronti per arrivare da Camelia allora? Let's go! Si parte! Wow! Wow! Davanti, a parte... Già lo attivo perché sono bravo. Ho già davanti Starry. Non ti gira la testa per la velocità? E ora invece la testa se la faranno girare i miei dorati Pokémon. Florentino! Cavolo, Florentino, ti hai messo bene! Hai capito Florentino? Che fa Pilates? Che roba fa? Dunque, abbiamo Mime Junior. Incrotuono. Let's go. Vediamo un po' quanto gli fa Incrotuonos. Abbastanza, spero, abbastanza. È un Pokémon baby, quindi. Skarmory, che non sarà mai volante acciaio, ma un attacco elettro. Sarà acqua? Lo spero. No, però fa comunque male. Tu e i tuoi Pokémon. Quanta grazia, che splendore. Un altro Incrotuono. E con questo le manca un solo Pokémon. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Chi sarà mai? Sneasel. Boh, non male Sneasel, dai. Se vuoi una vittoria teatrale devi essere in grado di ribaltare una situazione difficile. E allora eccotela, Incrotuono. Si abbatte su Sneasel come una furia. Ed è super efficace, lo manda KO! Bello! Medaglia facilissima questa. Pensavo di farti girare la testa, ma sono stata io a rimetterci. O qualcosa del genere, è troppo veloce il testo. Che eleganza! Il tuo stile di lotta è davvero superlativo. Sei un allenatore di tutto rispetto, mi sono quasi commossa. Tieni, te la sei meritata. Beh già. Eh già. Bella, eh. Contando la medaglia Volt, hai già ricevuto 4 medaglie, giusto? Senti, hai intenzione di andare a Libecciopoli? Anche lì c'è una palestra Pokémon. Ma forse non ti faranno passare. Ma non ti preoccupare, ti aiuto io. Aspettami lungo il percorso 5. Va bene, padrona. Coglione! Il 2 è per i deceduti. Poverini. Sono caduti in lotta. Allora, mi porto Dragonite per il momento, a posto di Ponyard. Perché ragazzi, arrivare al 52 è impossibile. E a te ti lascio qui, dai. Questo cos'è? Ah, è il teatro. Bello. Che fai qui? Che c'è, Link? Dirmi che ti interessa il Pokémon Musical. No. Però, se proprio vogliamo entrare... La cosa bella è che su Diamante e Perla i remake l'ho fatti tutti quanti i contest, quindi... Sì, sarebbe bello farlo. Però non con questa borsa. Gli metto... un gonnellino. E un fiocchettino. Non ha le mani. Occhiali, occhiali. Vai. Bellissimo, eh. Ah, ma è padre di Belle. Papà, cosa ci fai qui? Cosa ci faccio? Sono venuto per riportarti a casa. La mamma mi ha detto che era arrivata fin qui. Allora direi che per ora può bastare. Eh sì, interrompiamo il... È come interrompere un rapporto. Cioè, dai. Fa schifo. Basta capricci, gli altri sono gli altri e non mi importa cosa fanno. Così come i nostri genitori dicevano a noi. Però, hai visto il tuo compagno ha preso 9 e tu hai preso 8? Però se lui si compra l'ultimo modello di telefono, io no perché lui è lui ed io sono io. Non importa cosa fanno gli altri, vero? Ah, Camelia, e tu chi saresti? Non mettere becco negli affari di famiglia. Sono il capo palestra di Sciroccopoli e faccio anche la modella. I Pokémon non sono solo carini, ma anche affidabili nel momento del bisogno. Papà, lo so che sei preoccupato e che per te è molto difficile. Ho capito. Vabbè, fa un po' come ti pare, alla fine. Insomma, ci è voluta Camelia per fargli capire che Belle può fare quello che le pare. Link, prenditi cura della mia Belle. Ma... Scusa, Link, ti aspetto sul percorso 5, va bene, arrivo. No, Comor, no, eh.
Ma no, ma basta! Basta con queste sfide ogni medaglia! Non ti sopporto più, Komor! Ha anche un Rayquaza, per non farci mancare nulla. Facile, eh? Amico mio, vieni qua! Vai! Vai, se diventa un Caterpie però... esplodo, perché... sai com'è. Catturato dall'inizio. Voglio sentire il suono del il verso. Charizard! Ah, Teflotion, oddio. No, perché c'è... ah, Charizard c'è quel che scende poi. Typhlosion! Porca vacca, bello! Dai, in linea con leggende Pokémon, eh! Bella pare! È praticamente uno starter è diventato alla fine. Ma perché? Perché non riesco a batterti? Arriva Camellia. Una sfida tra amici molto bene, in tal modo potrete migliorare imparando. Siamo in tre, meglio andare avanti. Ecco, esatto, forza andiamo. Qua ci sono alcuni allenatori comunque. Ah, ma vedo che c'è anche... un figuro che abbiamo visto in leggende Pokémon. Ehi, Camellia! Questo è Ubaldi, parla come Ubaldi lui. Però non mi viene la voce di Ubaldi. Che bella atmosfera che c'è qui. Nella vita è importante sapersi divertire. E questo chi è? Nardo, il campione di Unima. E campione! Ma dove cavolo viviamo? Komor vuole diventare più forte di Unima, però non sa che Nardo è il campione. Cioè, dai. Che insolenza! Guarda che ti ho sentito. Piacere, mi chiamo Nardo! Cambia subito umore. E comunque non sono qui per divertirmi, ma come tappa dei miei viaggi. Conosco anche gli angoli più remoti di Unima. Una lotta 2 contro 2? Ma scusi. Ma... oh, grazie. È il momento di sfoggiare. Typhlosion! Scusate, bimbi, non volevo. E quello caccia Ekans. Mamma mia. Ma ora sono tipo drago! Se la mia e la vostra idea di campione non coincidono, non c'è niente di strano. Il mondo è bello perché è vario. Allora vogliamo andare? Andiamo, andiamo. Il campione è davvero forte, non c'è altro da aggiungere. Ah, allora. Oh, amici miei. Una nuova cattura ci aspetta. Sì, 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 a voglia. A voglia se lo voglio. Ragazzi, sta andando alla grande sta Nuzlocke. Con un solo colpo della potente coda può battere un paro del telefono come se fosse un fiammifero, tipo spettro. Eh beh, sì, l'avevo predetto. Ah, nome, certo. Estinto. Tutto regolare, no? Sapete perché è estinto Nidoking, sì? Non c'è bisogno di dirlo, no? Ma io che cazzo ne so, scusa. Ah, direi allora che posso concludere qui l'episodio. Nel prossimo arriveremo a Libecciopoli, spero. Ma sì, per forza, basta che affronto quegli allenatori lì e ci siamo. Nuove evoluzioni, nuove catture. Ragazzi, è stato un episodio davvero bello. Poi vabbè, la medaglia, sì, ma quisquiglie quelle, sono solo quisquiglie. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. In descrizione come sempre trovate le regole e i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.